Forse Rivertaglia è più qualcosa come una capanna sulla spiaggia. Già, forse è una casa sull'albero. Forse Avery ha dilapidato la sua fortuna per imbastire una caccia al tesoro e ha finito i soldi prima di costruire Rivertaglia. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Un secondo, metto in pausa che sto sistemando tutto. Che oggi arrivo proprio un po' in ritardo a fare tutte le cose. Ho avviato prima di tutto la... Non riesco a fare, ok. Non riuscivo, non funzionava neanche il mouse. Ok, va bene, ragazzi. Cosa è successo? Che sul mio canale vado in hosting, praticamente trasmetto altri canali mentre che di solito io non sono connesso. E c'era Sabaku Numaiko, che è un grandissimo gamer. E quindi mi sono perso un po', ascoltavo quello che stava dicendo lui, perché stava parlando, tra l'altro non stava giocando, quindi quando gioca ok, vabbè, tanto i giochi che li conosco anche io, poi più o meno siamo coetanei, forse sono un po' più vecchio io, però tolto quello, mi ha preso perché stava parlando di qualcosa che mi interessava e quindi ho avviato la live e automaticamente continuavo a guardare a lui, no? E mi sono dimenticato di accendere il microfono, fare tutto e niente. Comunque, ragazzi, dai, senza scherzare, quindi benvenuti sul canale di GFG, bentornati. Adesso andiamo a portare avanti Uncharted 4, ragazzi, che per me è una delle più belle blind che sto facendo, veramente, ma proprio ci stava. Da Resident Evil 2, ragazzi, da Resident Evil 2 che non tocco un gioco così bello che non conoscevo e tra l'altro condivido. E questo ho fatto proprio bene, perché lo tenevo da parte già da un po', lo sapevo che sarebbe stato un bello. Poi più di voi, più qualcuno di voi... No, è saltata la linea di nuovo perché... aspettate un attimo un secondo, adesso prima ricarico la pagina, non so se mi continuate a sentire voi, sentitemi, io parlo, io sono qua, io senta, io non senta, sì, forse funziona, non so, ragazzi, perché già prima mi ha fatto sto gioco, io non so cosa sta succedendo, sarà perché allora dove abito io adesso c'è un tempo bruttissimo, cioè prima c'era la pioggia, adesso c'è il sole ma c'è un vento fortissimo. Ok, sembrerebbe che siamo online, dai. Comunque, continuo a parlare in pausa. Adesso vi tolgo la pausa. E se avesse davvero finito i soldi? Ok, lasciamolo lì, perché no, poi chiacchierano. Comunque, vi stavo raccontando solo qualche piccola cazzata personale, tanto per giusto arricchire un po' la cosa. Però è quello il fatto, che praticamente ascoltavo, mi ero perso nelle parole quando Sabaku inizia a parlare, poi il fatto che affrontavo un argomento che mi interessava e quindi mi sono perso proprio. Allora ho detto niente, dai, comunque ora basta, benvenuti e continuiamo con Uncharted, fa culo tutto e vado a recuperarmelo quello che diceva, promesso. Però adesso si inizia, l'abbiamo lasciato qua esattamente sulla costa, vicino a... come si chiamava? Libertalia, l'avevano chiamato Libertalia, e quindi si parte, ragazzi. Ok, vuole farmi andare in là. Guardiamoci un attimo intorno, perché qua comunque, ragazzi, non ci va a fretta, perché questo gioco qua, uno, me lo voglio gustare, guarda che roba la barca, gli sfregi, le cose. Certo, ma sulla sua testa pendeva una supertaglia. E dai, dipende tutto da come è finita la storia, no? Chissà, forse in fondo ne valsa la pena. Dai, si va. Allora, andiamo verso la... Sensazione strana. Siamo a un passo dal compiere qualcosa di grandioso. Io mi sento allo stesso tempo eccitato e terrorizzato. Capisci cosa voglio dire? Certo. Sta andando diversamente dalle cose come sono andato all'inizio, però va bene, ragazzi, dai. Ci siamo, guarda che roba.
Guardate come sono fatti bene sti posti, gli uccelli, le mosche, le zanzare, tutto gira qua intorno a noi. Io direi che quella è la nostra destinazione, per tanto per dirne una, però ci proviamo, no? Esci dal veicolo. Dai. Ah, vedi? Fammelo guardare un po', ragazzi. Adesso io vado all'esplorazione, Sam, diamo un'occhiata. Buona idea. eh. Allora, intanto scusate un attimo, devo sempre sistemare tutto, che vedo che qua di nuovo funziona, ma fino a un certo punto. No, un secondo. Aspettate un attimo, veramente un secondo. No. Oh Gesù, ok, va bene, ci siamo. Un attimo, sì. Si parte, ragazzi. Allora, intanto guardiamoci intorno, che magari c'è qualche piccolo tesoro che ci fa guadagnare a giornata, no? Adesso. Allora ragazzi, sto giocando anche a The Last of Us, quindi mo mi vengono i tasti. Oh. Chissà cosa ci racconterebbe. Beh, i morti non parlano. Allora, i dialoghi qua sono veramente meglio. Però abbiamo una tomba in questo meraviglioso antro dove dovrebbe essere Libertalia. Dove sei? Hai fatto ehi? Questa sì che è un'avventura. Ve l'ho detto, ragazzi, secondo me questo titolo sorpassa tranquillamente anche Indiana Jones. Anche i più belli di Indiana Jones. Il problema è che, vabbè, chiaramente Indiana Jones è capostipite, praticamente. Sorpassa anche. Vabbè, ma Lara Croft, Tomb Raider, era diverso proprio il gioco. Sì, era questo, ma l'essenza di questo, praticamente, questo è estremamente evoluto confronto. Scorte di una spedizione precedente. Ok. Vediamo un Cos'hai lì? po'. Allora. Gurps. Un anno fa era chiuso. No, dai, ragazzi, leggete quello voi, dai, è veramente lunghissimo. Allora, io leggo, voi leggete, poi mi raccomando, mettete pausa. Ok, anche loro cercavano quella roba lì. Ah. Va bene. Nostra. Mia. Rubata. Sam, la scritta è il nipote di Burns. Beh, può avere un senso. La croce a Panama era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Difatti, quello che anche loro stanno cercando tutti il tesoro. Allora, visto che siamo qua in cerca del tesoro, qui è un casino, eh? Una tomba. Vediamo se dietro c'è scritto niente. No, eh? No, mi viene da. Già che lui non corre a comando, è quello il fatto. Però potremmo metterci qua e prendere il sole. Visto che qui non c'è nessuno, siamo a distanza dal coronavirus. Dai, no, vabbè, ragazzi, qua non c'è niente. Mi sa che era solo uno specchietto per le allodole. A meno che non ci sia un passaggio. No, no, non c'è, non c'è. Torniamo sulla barca. Via. Sam, andiamo.
D'accordo, fratellino. Facciamo un bel giro della... dell'isolotto, facciamoci un'idea. Tanto bisogna dire che... ah, ok. Di qua è decisamente più... meno ripida forse. Ma lì intanto c'è una spiaggetta. Però là vedo un cartello, vedo qualcosa. Lasciamo niente al caso, scusate, oh, guardavo via, intanto tiravo la leva. Guarda, è una nave. O quel che ne resta. Ok. Com'è che si fa già? No? Ok. Scusate, ero perso nel guardare tutti gli schermi contemporaneamente. Allora, la nave? Questa è la nave. Ok. Questo è il carico di una nave al massimo. Cos'è? Un'altra lettera antica. Ok, di nuovo ragazzi, ognuno per sé, però aspettate un secondo, veramente, è il canarino, anzi facciamo così, ve la lascio leggere e torno subito. Ok, va bene, ne va del mio nome e di quella mia, ok? Via. Credi che abbia trovato il tesoro? Sarebbe diventato piuttosto famoso, quindi ne dubito. Di fatto. Spero tu abbia ragione. Nella tomba c'era un membro del loro equipaggio. Mi sa che... guardala laggiù. Vabbè, niente, torniamo alla nostra di nave e recuperiamo... allora, abbiamo... vedo quasi un'entrata là. Guarda che acqua. Ahi, con questo caldo che sto provando adesso mi farebbe voglia di proprio di essere lì. Allora, vuoi fare prima un giro intorno a sta cosa? Deve essere certo, andare vicino alla nave per vedere che non ci sia niente di strano. Ragazzi, sapete, io sono puntiglioso. Eccoci. Scusate, si scoprono i segreti. E insistendo. Ok, vedi. Sì, difatti non c'è niente. Però io mi sono tolto tutta la soddisfazione di essere certo. E quindi ragazzi si va. Wow, aspettate.
Bro, ok. Allora a questo punto io direi la spiaggia dritta davanti a noi sull'isola grossa, a meno che niente attiri la mia attenzione prima, carioli. Vabbè, no, sembrerebbe proprio di no, a dire la verità. Quindi scendiamo qua e guardiamo cosa c'è che promuove questa situazione stavolta. A meno che non sia la via giusta. Cioè la via che dà. Calzini in campo. Calzini bagnati tengono svegli, andiamo. Ok, va bene, dai, lui fa il giro di lì, io guardo di qua. No, penso che... Ah, aspetta, però c'è qualcosa. Vabbè, tesoro, grandissimo. Ok, andiamo cos'è? Tabacco. Guarda che bella sta scatola. Ok, fa venire voglia di tornare a fumare, a vedere... E sì, anche io una scatola di tabacco così, d'oro, tra l'altro. Allora, niente. No. Va bene, va bene. Ok, vabbè, effettivamente sembrava troppo semplice. Una spiaggia così invitava proprio all'attracco. Non credo che sia quella giusta. Ok, va bene, ragazzi, si torna sulla... Aspetta. Solo quel buco lì che mi insiste addosso, ma... No, va bene. Dai, tutti sulla barca. Che è un delfino. Allora, una scimmia quando si aggrappa e un delfino quando nuota. Ok. Non voleva. Dai, bella però. A parte il fatto che sarebbe già affondata, ma... Ok, qui diventa già più strana la cosa. Io inizierei a guardarla dall'esterno, senza passarci sotto. Guarda che bello. Libertalia, sarà davvero questa? Secondo me è una leggenda, però... Questa è altra, no, legna. Qua sembrano essere delle costruzioni. Però prima di fare qualsiasi altra cosa, ci sono due sgommate qua. Ok. Allora, spiaggia lì. Zona lì. Proviamo prima qua. No, non c'è niente, dai. Ah, che palle, devo andare a vedere perché poi rimango col dubbio. Guardalo di testa, bravissimo, grande Nathan. Lo sapevo, infatti, lo sapevo. Non devo neanche più dubitare del mio istinto videoludico. Quando mi dice c'è un tesoro, è vero, ragazzi, è vero, non posso farci niente. Troppia. Che è successo? Perché ti sei spostato? Sei tutto matto tu. Ho fatto venire il panico pure. Ok. Metto voilà. Il tradimento proprio a oltranza. Però è vero, devo smettere di dubitare. Ok, dai ragazzi, andiamo prima su questa spiaggetta, va? Perché quando me lo sento è sempre vero.
non è vero. Però dai, giù, scende, vediamo adesso. Do un'occhiata. Vieni. Qua ci sono già delle costruzioni, a vedere. Guarda lassù, sembra un sistema di carrucola. Lo vedevo difatti. Ma non c'è modo di salire. Devo provarci per forza. Aspetta, passa di là. Ok, comunque abbiamo visto. Allora, l'uomo ha paccioccato già bene. Che dici? Infatti, proseguiamo la nostra ricerca perché ci siamo quasi, secondo me. È ora di andare. Sì, sto arrivando. Suggerimento dice là. Ah, vabbè, c'è la costruzione. L'avrei vista. Dai, malefico suggerimento. Nathan, lassù. Grazie al suggerimento. Adesso vado in spiaggia per sfregio. Ho fatto l'attenzione fino adesso. E allora andiamo, dai. Dai, ma non mi devi dare suggerimenti così in fretta. Gioco malefico. Avrei voluto anche fare volentieri il giro dell'isolotto, vedere cosa faceva. Dai, no. Che cavolo di esplorazione è se mi dici già dove andare? Va bene ragazzi, dai, una delle poche pecche, perché veramente sono poche le pecche finora. Ma intanto lì c'è il gradino, anche perché probabilmente avremmo potuto arrivarci da più punti, allora il gioco reagisce così, non lo so, dai. L'intelligenza di una vecchia gallina è sempre quella di un gioco. Guarda qua. Vediamo. No, non bisogna mai andare a destinazione. Difatti. Dirigiti alla grandissima torre. Alla punta della torre. L'importante è quello, ragazzi. L'importante è sempre la punta. Dai, però, che palle. Non devi insistere così. Devi lasciarmi gironzolare a cazzi miei. Non che insisti. Devi andare lì. Ho capito ormai che devo andare lì. Però fammi vedere, no? Invece no, ricordo come un vecchio qua sulla spiaggia. Appunto, dai, andiamo, dai, vabbè, così si distrugge completamente la situazione. Va bene, dai, non insistiamo. Intanto qua c'è morto. Accidenti, è il pazzo della ciurma di Burns. L'hanno lasciato qui. Che bastardi. Il pazzo, vediamo un po'. Li legavano lì per così, per gioco, no, per vendetta chiaramente. Però io non voglio andare subito sul cavolo di scale. Andiamo di qua, mi togli completamente la voglia di esplorare. Vabbè, dai, tanto la scala va di lì, arrivava da lì. Mille strade, dai, così brutto. Va bene, dai, smetto di lamentarmi, ma si va. Boh, seguiamo il gioco, fanculo. Però io volevo fare i cazzi miei. Andiamo, non che la storia non sia brutta da seguire, però sarebbe stato bello anche lasciarmi un attimo libero. E probabilmente se salto giù scivolo col sedere fin là sotto. Non lo faccio perché non ho voglia di ripetere la strada al contrario. Ok.
però fammi guardare prima intorno. Non c'è niente. Ora è tutto fatto estremamente bene, questo niente. E quindi si va. Un secondo. Si va. Allora, scala. Condizia. Allora scala. Deve essere sempre complicato, Ma guarda che burdello. Io l'avrei fatta più tranquilla, e invece no. È crollato tutto probabilmente. Vabbè. Niente, andiamo su. Ci devo provare, ragazzi, se vedo una cassa, qualcosa. Qua si esce, va bene. Sam, di qua. Ah, non volevo. No! Al culo l'ho ripreso. Non volevo lasciarla così. Perché devi saltare come un pazzo? Aggrappati quando sei vicino. Va bene. Ok, ci siamo, ragazzi. Si prosegue con la trama. Vediamo, aspettiamo solo il nostro fratello. Dai. Cos'è finito? Oh. Vieni, eh. Così ha senso poi la scena. Guarda che bella. Star Trek? Cosa mi ricorda qualcosa? Non lo so. La freccia di una bussola. Ah. Meno male che c'era lui, va? Star Trek già pensavo. È premio ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Altra freccia. Scopriamo che cosa indica. Ok, almeno abbiamo capito. Andiamo, la barca è sotto di noi. Sì. Lo vedo. Stai scendo di qua? Muoio, quindi niente. Ma è strana sta cosa, però di solito mi dà sempre la possibilità di scendere velocemente. Hai ragione. Non c'è un cavolo di modo per scendere giù. Come un pazzo. Hai visto? Senti l'altro che si preoccupa, il fratello. Dai, va bene. Allora, mi sembra troppo strano che non posso calarmi da qualsiasi parte. Usi la corda per calarmi da dove? Se mi dice sta cosa... No, no, non volevo fare così. Ragazzi, sto sbagliando a casaccio anche perché voglio provare, però, Un conto è seguire la storia, un conto è fare anche un po' di esperimento. Tanto qua, bene o male... Sì, basta, dai. Va bene, dai.
faccio in fretta lo stesso, anche se hai difetto la strada. Voilà. Allora, volevo portarci laggiù però. Che guardava davanti. E davanti era questo. Vediamo se muoro. Quasi. Mi ha fatto abbastanza in fretta. Vediamo. No. Solo per fare in fretta. Eccolo qua. Lui indica lì. E quindi andiamo lì. Bella. La ricerca è bella, però non mi è piaciuto il suggerimento, sì. Ce l'hai vista? Ah. Indica dritto di lì. Ma l'hai messa? Che cavolo di freccia. Guardalo lì. Però aspetta, a questo punto non posso. Sta enorme questa spiaggia, ragazzi. Come fa a non esserci niente? Non posso solo seguire le frecce. Guarda che roba. Ah, non è la stessa freccia di prima. C'è il... Ah, colpa mia, ragazzi, colpa mia, rimbambito. Adesso queste frecce mi hanno confuso tutto. Quindi indica di là. Seguiamo le frecce, dai. Segui sta grandissima freccia, diceva. C'è un'altra di quelle frecce. L'ho vista. E l'altra indica di là. Visto, questo continua a indicarla qui. Ok, ci vedo sopra. Sono insistenti suggerimenti. Ok, niente. Vediamo quelle frecce e vediamo dove porta. Ma no, ma va. Comunque, vabbè, indica in questa direzione, quindi quella. Teniamo conto lo scoglio. Ai. Malefica scimmia ogni tanto esagerato. Di lì. Le frecce sembrano un GPS per pirati. GPS strano, direi io, anche di qua. Che palle, devo passarci sopra.
di lì. Ok. Sembra abbastanza semplice qualcosa. Di qua. Però dai, così tante. Sembra più un rebus. Caro fratellino, però dimmelo se le vedi, eh. Comincio ad avere il dubbio di averne saltata già una. Ah, aspetta, guardala lì. Indica di lì. Qui? Sì. Un portale gigante. È un buon segno. No, è solo luce. Mi sono perso a guardare quell'affare e non riuscivo a capire se era... Ah, eccola lì. Dai, si scende? Credo che sia la strada giusta, però... Dici? Ah, guarda, è uguale. Meno male che c'è lui a dirci queste cose. Fammi capire da dove, però. Dalla barca, vero? Sembra calda l'acqua, comunque. Ah no, qui c'è passaggio? No. Niente, vabbè, dai, bisogna andarci con la barca. Ok. Andiamo. Va bene. Bella però, è bellissimo arrampicarsi in questo gioco. Cosa? Arrampicarsi quassù? Certo, arrampicarsi sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. Vabbè, lui è arrabbiato adesso, mo c'è la moglie che si è... non l'ha presa proprio bene. Il suo problema, anche se avrebbe potuto provare a dirglielo fin dall'inizio, però vabbè, la storia è così. Alla fine lei voleva che lui non facesse più questo tipo di vita. Però è anche vero che serve per salvare il fratello. O come diceva Sullivan, però poteva trovare anche dei metodi di... diversi. Ci arriviamo. Ok, di qua. Forse si sarebbe potuto risolvere diversamente. Sì, l'ho visto. Ok, ragazzi, è lungo questo pezzo, eh? È già un po' che sono
collegato. Poi è vero che anche io mi piace guardarmi intorno. Guardate com'è realistica la situazione, però dai, gli uccelli, il comportamento anche delle foglie, di tutto. Ok, hai ragione anche tu. Andiamo a dare un'occhiata da vicino. Ma prima di qualsiasi cosa io devo buttarmi a casaccio. Ok, no, andiamo. Vediamo. Ah, intanto lì, tu vai di lì, io vado di qua. Che magari c'è tesoro, no? No. Stavolta non sono stato premiato. Che strano. Però c'è tanti appigli e posti da esplorare. Bello. Guarda che roba. Sì, sì, ti ho visto. Però io ho visto anche questo. Visto che sono anche un po' scimmia, io devo guardarmi intorno. Ehi, Sam, forza, dammi una mano. Sì, ok. Ok, passa tu. Non volevo, volevo guardare prima, vabbè. Probabilmente ho preso la via giusta subito, vero? Continuo a arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli. Affascinante vita di un cacciatore di tesori. Che malattia, ragazzi. Che roba. Intanto siamo soli, comunque per adesso. Ah, niente. Ah, guarda là. Dove c'era? Ma tipo di carrucola o qualsiasi cosa sia. E allora forse di qua? Forse di qua. Senza volerlo, probabilmente ho preso la strada giustissima e io invece andavo alla ricerca di qualcosa di strano, ma quella cavolo di buco nel muro in alto mi aveva attirato subito l'occhio. Ok. Di qua. Cosa credi che fosse? Le arcate mi ricordano la cattedrale di San Isma. Non lo so. È vero però, eh. Ho un occhio esperto dei sandismi, se ne accorge subito. Dai. Sì, sì, l'ho visto, però fammi guardare intorno già. Per sbaglio prendo la strada giusta, io volevo esplorare. Dai. Ponte di corde, allora di qua. No? Ci deve essere un modo. Salire. Non è questo. Proviamo prima di qua. Dai, ho capito però. No, non gliela tira la corda. Ok. Ah, guardalo lì. Devo fare un casino. Un giro. Guardalo lì, non è così difficile alla fine. Vieni, dai. Non l'avevo notata subito. Dai, ma buttami giù la corda. Quella che usiamo per aggramparci. Ma non vedo altri modi per salire. Come no? La corda che è in tasca. Questa. Quella che io sto facendo roteare. Eccoli. Almeno sono arrivato di là. Ok.
Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Va bene. Sam! Novità? Sam! Sei ancora lì? Accidenti. Vediamo. Guardalo lì. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E tira i conti, ragazzi. Guarda che roba. Fatti bene, tutti. E ora mio fratello è scomparso. Il lato positivo è che non c'è nessuno nei paraggi a darmi dell'idiota. Diciamo che ha fatto impresa in fretta a dare per scomparso il fratello, però dai. Cavolo, cavolo. Tu sei già qui. Ma dove eri? Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Grazie. Vedi che dicevo, ha fatto in fretta a dare per disperso il fratello. Guardate ragazzi, abbiamo già girato tutto. Sono giganteschi i posti, Guardate che roba. Siamo stati là, laggiù, là sotto, le mosche. E adesso andiamo lì dentro. Ragazzi, e qua ci salutiamo. Non voglio fare puntate troppo lunghe, come al solito, magari non più di un'ora, un'ora e qualcosa, però stavolta ci fermiamo adesso. E continueremo alla prossima. Quindi ragazzi, ciao a tutti e grazie di essere rimasti con me.